spazio subito ripreso mentre abbiamo visto Loda tra i più attivi e Patuelli era rimasto coinvolto in uno scivolone qualche minuto fa. Siamo a 5 km. È Serpellini che si è portato nella scia di Patuelli, dietro anche un uomo della cantina Tollo Alexia, un distacco di una trentina di metri. Dovrebbe essere Simoni che sta rientrando sulla coppia di testa. Simoni, parente di Moser, tutti e due di Palù di Giovo, dopo una grande carriera tra i dilettanti non ha sfondato tra i professionisti. Gianni, cosa succede in testa? Tentativo per tre corridori, un certo break rispetto al gruppo, ora due curve abbastanza insidiose, una adesso verso destra e naturalmente qui si tratta di procedere con grande attenzione, fortunatamente in questo tratto non ci sono strisce pedonali con la vernice che rende ancora più pericolosa la situazione. Entriamo veramente nel vivo di questo finale, a te Zanni. Ed eccoli i tre uomini che affrontano con una certa precauzione le ultime curve. In prima posizione vedete Patuelli marcato da Serpellini con Simoni in terza posizione e sempre Patuelli che fa l'andatura, ma ecco che il gruppo li riprende quando mancano 4 chilometri alla conclusione, quindi volata generale. Ma non è detto, perché ci sono ancora tante curve, quindi potrebbe esserci uno scatto di un corridore o e c'è anche sempre piccoli nelle prime posizioni, più d'uno. Ecco, questo vedete il tratto in pavè, solo che in rettilineo, quindi non dà problemi, e Serpellini che rilancia l'andatura, ma il gruppo è in lunga fila indiana. Allora Serpellini apripista, gruppo compatto con Fagnini e piccoli nelle primissime posizioni. Bisogna stare molto attenti a come viene impostata la curva, perché basta un centimetro, l'abbiamo visto adesso con questo corridore della Kelme, per finire contro il marciapiede. Devi frenare prima, quando imposti la curva non devi correggere la traiettoria perché altrimenti voli via. Ed è Rubiera. E devi avere movimenti molto dolci, non puoi avere nessun scarto perché non hai aderenza, perché l'asfalto bagnato rende proprio nullo la possibilità del corridore di rimediare ad un eventuale errore. José Luis Rubiera, spagnolo della Kelme Costa Blanca, la formazione iberica da più anni presente nel mondo del professionismo. La Kelme aveva in Cepe Gonzales l'uomo di punta, Cepe Gonzales ha corso alla sua maniera, però non è riuscito a conquistare la leadership nella classifica del Gran Premio della Montagna. Hanno vinto una tappa grazie a Edo che ha trovato un tratto in leggera salita e quindi partendo da lontano è riuscito ad imporsi. Siamo ormai a 3 chilometri dalla conclusione di quest'ultima tappa, ultima tappa che ricordiamo a livello tempo è stata neutralizzata all'ingresso del circuito finale, mentre continua l'attacco di Rubiera, il che vuol dire che nell'esatto istante in cui i corridori sono entrati nel circuito cittadino di Milano la classifica generale è stata bloccata con la meritata vittoria di Marco Pantani. Sarebbe stato assurdo veder finire con una caduta o con una disgrazia il Giro d'Italia. E intanto Rubiera approfitta dell'indecisione alle sue spalle, non ci sono grandi favoriti, non ci sono grandi sprinter, pertanto le squadre non lavorano a fondo per andarlo a riprendere e Rubiera adesso ha 7 secondi di vantaggio, lo spagnolo Rubiera 7 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Manca ormai 1400 metri all'arrivo, adesso ci sono gli uomini della cantina Tollo Alexia che stanno tirando, però sta andando molto bene Rubiera, ancora 100 metri il proprio vantaggio e potrebbe anche arrivare, difatti vedete un corridore adesso della cantina Tollo che spera di lanciare lo sprint di Strazzer. Si tratta di Direnzo, ultimo in classifica generale e voleva indossare la maglia nera, non gli è stato concesso. Ultimo chilometro, perché avrebbe dovuto pagare una
pesante multa. La maglia nera per antonomasia, rimane Malabrocca, poi anche Pinarello, mentre continua l'attacco di Rubiera. Noi ci portiamo verso la balaustra, ripetiamo, siamo ormai agli 800 metri conclusivi di quest'ultima tappa, un lunghissimo rettilineo. Rubiera ormai ha un vantaggio di pochissimi secondi, il gruppo lo sta riprendendo, quindi uno sprint finale combattutissimo. Eccoli in fondo al rettilineo, c'è ancora Rubiera, sta ormai per essere ripreso, però non desiste, continua a scattare. Ecco Piccoli, avete visto Piccoli sulla destra, Rubiera, attenzione, mantiene ancora un leggerissimo margine di vantaggio, ormai è ai 50 metri e vediamo lo sprint, ed è ancora Fagnini che riesce a precedere tutti, mentre vediamo Fagnini esulta, ma a centro gruppo esulta anche al completo la Mercatone 1, Pantani con tutti i suoi bravissimi gregari. Primo Fagnini, secondo Strasser, quindi pronostico rispettato, gli unici due velocisti rimasti in corsa, Fagnini che ottiene la seconda vittoria di tappa a questo giro. Allora possiamo analizzare questo sprint, uno sprint che si è risolto proprio all'ultimo momento con il guizzo di Fagnini. Ecco, vedete Rubiera, ecco Strasser sulla destra, Piccoli che si guarda intorno ed ecco il recupero di Fagnini. Mentre in terza posizione dovrebbe essere finito Sprucca, lo vedete proprio alla ruota di Fagnini. Quindi Fagnini, Strasser e Sprucca hanno praticamente lanciato lo sprint gli uomini che normalmente sono gli apripista. Beh, sono riusciti a lanciarsi molto bene dall'ultima curva e hanno corso il rischio perché Rubiera ha tenuto molto bene, ha fatto le ultime due curve fortissimo ed è stato raggiunto proprio a una cinquantina di metri dal traguardo, anche meno. Ed ecco Fagnini con Golinelli, abbiamo qualche problema a livello interfonico, per cui prego Giovanni Bruno di ripetere con più tranquillità e alzando un attimo la voce. Perfetto, adesso abbiamo recepito e ricevuto il messaggio. Ecco lo sprint di Fagnini che supera a doppia velocità lo spagnolo. Abbiamo detto, ai primi tre posti abbiamo uomini che normalmente lanciano lo sprint. Oggi hanno avuto la possibilità di giocare le proprie chance. Manca Cipollini e Fagnini, che è l'ultimo a lanciargli lo sprint, può vincere, mentre guardate la grinta di Piccoli, a questo punto si rassegna, la rassegnazione di Piccoli, il dolore di Rubiera, la gioia di Fagnini. Sì, proprio la smorfia di Rubiera. Forse pensava di vincere questa tappa, anche perché all'ultima curva, quando stava per essere raggiunto, è riuscito a guadagnare ancora qualche metro, ma è stato raggiunto proprio in vista del traguardo da un Fagnini che sta uscendo molto bene da questo Giro d'Italia. Ha vinto l'altro giorno a Mendrisio e ha vinto oggi qui a Milano. Strasser invece forse ha pagato un po' troppo le fatiche delle alte montagne, un Strasser che è un velocista puro, patisce un po' di più questi percorsi appunto con le alte montagne, rispetto ad un Fagnini che invece si difende molto meglio. Allora è l'ultima tappa, mentre vediamo Yarmouth, 4 ore 40 primi, 12 secondi la media, 33 e 704 per
superare i 157 chilometri di quest'ultima tappa, che ha visto il secondo successo di Fagnini davanti a Strazzer e Sprung. Allora, secondo me è il caso di parlare di questo ragazzo, di questo Fagnini, che fu secondo in un grande sprint ai Campi Elisi, battuto da Abdou Japarov, e che è sempre stato costretto a interpretare il ruolo del gregario, cacciato l'anno scorso, e secondo me erroneamente, perché l'infrazione che era stata così, che aveva provocato l'uscita di scena di Fagnini, secondo me era dovuta a stanchezza, a ingenuità, non certo a cattiveria. Esce di scena il suo capitano Cipollini e la Saeco Cannondale ritrova in questo ragazzo lombardo l'uomo vincente. Sì, ritrova proprio un uomo vincente, abituato a tirare volate a Cipollini. Merita comunque questo primo piano, questo fermo d'immagine. Bravo Gian Matteo. Ha comunque vinto 5 corse prima di questo Giro d'Italia. L'arco di trionfo mancava nella panoramica dei monumenti. Saeco Cannondale, che ha visto sfumare le possibilità di successo nella classifica generale per l'abbandono di Gotti, ma ha trovato un Fagnini che ha vinto 2 tappe ed ha vinto la classifica dell'Intergiro, una delle più importanti a questa corsa. Quindi molto bravo Fagnini, che appena avuto la possibilità l'ha presa al balzo, ha fatto le volate per sé, a parte oggi, l'altro giorno, che ha vinto sì in volata ma partendo da lontano in una fuga di 20-25 corridori. Quindi l'ha cercata, l'ha ottenuta, e proprio per questo è doppiamente bravo. E siamo alle premiazioni, apriamo naturalmente con il vincitore dell'ultima tappa, Gian Matteo Fagnini. Allora, Fagnini per la seconda volta sul podio, ma il trionfatore, l'uomo che ha rilanciato alla grande questo Giro d'Italia 81esima edizione, si chiama Marco Pantani. Grazie a Marco Pantani, che abbiamo avuto modo di dire è l'atleta più amato per le sue continue sfortune, e un break umano ha telefonato ad Ambrogio Fogar dicendogli: ti verrò a trovare appena possibile. Beh, è stato fantastico Pantani in questo giro, un uomo dal mare che va come un fulmine in salita. Partito non pensava di avere un terreno adatto per lui, lo avevo anche esternato parecchie volte, però ci ha creduto fino alla fine. Ha sempre attaccato in salita. La strada di Montecampione è stata fantastica, perché... E adesso sentiamo Fagnini con Cerquetti. Allora Gian Matteo, complimenti, me l'avevi detto oggi, mettimi in primo nel pronostico. Io peraltro ti ho anche dato fiducia, come era giusto che fosse, un bis importante, peraltro in una situazione anche difficile per condizioni ambientali. Sì, il circuito è stato reso molto pericoloso dall'acqua, sono state diverse cadute e abbiamo deciso insomma di andare un po' tranquilli, anche perché era scontata la volata. Rubiera è andato via, hai avuto paura di perdere questa tappa? No, perché c'era la Cantinatolo che controllava per Strazzer, però ho visto che non partiva nessuno a fare la volata e Rubiera era ancora a 50 metri, sono partito io ai 3.50 penso, e penso di aver vinto bene. Quando non c'è il leader Cipollini, insomma, il suo scudiero si difende alla grande? Ma lo ripeto ancora, l'ho detto l'altra volta, quando c'è Mario è lui il leader. Non è stato molto bene, si è ritirato, ho deciso di farle queste due volate e mi è andata bene, la condizione c'è e ho sfruttato al meglio insomma la forma che mi è venuta in questo finale di giro. Con questi successi non ti viene voglia magari di diventare il primo sprinter di un'altra squadra, o stai bene così? Ma c'ho ancora il contratto biennale con la Saeco, e quindi per l'anno prossimo sarò ancora con Mario, e poi non so, si deciderà in futuro, ma penso di rimanere con lui. Grazie, complimenti a te De Zan. Ed ecco che la regia ci ripropone lo sprint. Per la verità, in apertura di trasmissione abbiamo subito detto che il logico favorito in una
zona di velocisti ormai ridotta all'osso, Fagnini era indubbiamente il grande favorito. Era il più pronosticato e ha vinto alla grande, battendo nell'ordine Strazzer e Spruck. Spruck che normalmente tira le volate a Svorada, ma Svorada non è presente a questo giro, ma lo sarà al Tour. Sì, sarà il velocista della Mapei Brico B al Tour. Prossimo appuntamento il Tour de France, ma prima del Tour ci sarà il campionato italiano. Già domani Pantani correrà una kermessa a Bologna. E archiviamo questo Giro d'Italia, abbiamo avuto la fortuna di commentarlo perché è stato un Giro d'Italia fantastico, penso il più bello degli ultimi anni, se non altro per l'incertezza che è rimasta dentro tutti coloro che l'hanno visto fino a Lugano, fino a ieri. E soprattutto perché ci ha riproposto un uomo che ha finalmente battuto non solo gli avversari ma la sfortuna. Hai parlato di kermesse, di circuiti, un tempo erano di grande attualità subito dopo il Giro. Poi, dopo che Nino Recalcati, che è stato il re delle kermesse, è andato in pensione, purtroppo questo bellissimo spettacolo è terminato. Tanto è Pantani che sale sul podio. Ed ecco qua con Pantani, vediamo l'onorevole Formigoni sulla sinistra, il presidente della Federazione Ciclistica Ceruti. Eccolo qua, Marco Pantani, il pirata. Finalmente veste la maglia rosa e la fanfara qui sotto ricorda con l'inno di Mameli, ha intonato l'inno di Mameli per ricordare, eccola qua l'inquadratura, la fanfara militare ricorda questa splendida vittoria di Marco Pantani, il pirata, ha battuto non solo gli avversari ma anche la sfortuna. Bravissimo! È un grande, è veramente un grande, tanti complimenti Marco. Grande Pantani e bravi, grandi anche i nostri tecnici. Veramente, siamo riusciti a far vedere un Giro d'Italia bello, abbiamo avuto la fortuna che i corridori ci hanno aiutato tantissimo, però senza l'apporto dei tecnici, di tutti coloro che hanno lavorato per questo grande spettacolo non ci saremmo riusciti, quindi grazie a tutti quanti. E adesso attendo da Giovanni Bruno la conferma che la telecronaca è conclusa. Concludiamo con questa immagine splendida e passiamo subito la linea a Claudio Ferretti per il processo alla tappa.